dei soldi, se te le dai, no. Tu la mattina compri le sigarette, gliele dai, se non per telefono io lo compri. Quello io lo compri, dice che cazzo fa a pulire. Pulisci te, amore mio. Che è che, ma perché non sta zitto nel... Quando gli parlo, gli dico, io ti sto dando dei consigli. No, lei mi dice, ah, ma io non ascolto mia madre, pensi che ascolto te. Se vuoi trovare veramente lavoro, lo trovi il lavoro. Ti sbatti tutti i giorni, fai un mese dove porti curriculum, aziende, vai in agenzie. Io gli ho anche detto, ma perché non fai tipo un corso di qualcosa così lì fuori, reggio che c'è, capito? Però lei se mai ti dice sì, 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 poi alla fine non fa niente. Beh, è vero. Sono venuti dubbi che lei stia con me per comodità. Sono arrivato anche a dirgli, vabbè, a cacciarla di casa, perché non la sopportavo più. Ho detto, se devi stare qua e rompermi le scatole, le ferie così, ho detto, vattene a casa tua, non ti vado bene, trovatene un altro, io non ci sono più. Però alla fine è una cosa che dura uno o due giorni, poi siamo di nuovo lì. Me lo dici, lo sapevo. Ho detto, vattene a casa tua.